Tra 5 minuti sono pronto, ci possiamo collegare quando volete. Radio Carro, la radio strana per gente strana che ti fa sentire strano. Oh la Madonna, è un chilo e mezzo lì, eh. Comunque il tuo la Madonna, mi hai fatto morire. Spegnerò le luci e da qui sparirai. Pochi attimi oltre questa nebbia, oltre il temporale, c'è una notte lunga. Buongiorno, buongiorno a tutti amici di Radio Carro, ben trovati, benvenuti, 10 agosto 2021. È buio, è ancora buio, sono le 4 e mezza. Ahimè, comincia a sentirsi l'effetto che le giornate si accorciano, diventano sempre più corte le ore di giorno, le ore di luce, sostituite da purtroppo le ore di buio. A te uso, cosa vuoi fare? È così, buongiorno ragazzi, come andiamo? Tutto bene? Da me sentite? La voce mi sembra stabile. Mi sembra ormai sinceramente di avere una sorta di voce abbastanza stabile praticamente. Cioè non è più la voce che avevo prima, però lentamente sta ritornando. Ma effettivamente un po' troppo, veramente troppo, troppo, troppo lentamente. È così che vogliamo farci. Continuiamo a fare tutte le cure del caso, sperando di migliorare, ma per il momento rimane ancora così. Giovedì ho la mia seconda dose di vaccino. Finalmente. Allora la mia seconda dose di vaccino, dopodiché per avere, diciamo, il famoso Green Pass, almeno qua secondo i calcoli tedeschi, e su questo cercherò anche di aprire una parentesi tra poco, dovranno passare 2 settimane. Ci vogliono circa 2 settimane secondo i calcoli almeno dei tedeschi e degli austriaci per avere una sorta completa di immunità, cioè per finire, diciamo, il ciclo vaccinale. 2 settimane che chiaramente mi scadranno con tutta probabilità quando scenderò in Italia, questa volta a farmi finalmente qualche vera vacanza, qualche vero giorno di vacanza dove potrò andare al mare, potrò fare qualcosa, visto che nell'ultima settimana che sono stato giù, più che altro, ho dovuto veramente fare tanto 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 lavoro. Vediamo se avrò qualche reazione. Vediamo se, perché mi hanno detto che la seconda è ancora più pesante, quindi probabilmente dovrò sentirmi ancora più stanco di così, e quindi boh,
staremo a vedere. Sono qua nella speranza che così, insomma, di continuare a essere qua con voi, di far parte, insomma, di voi, della vostra vita, di continuare a fare quello che mi piace tanto fare, poi no, la radio. Staremo a vedere. Paura? No, assolutamente, non ho nessuna paura, nessuna preoccupazione. Certo, l'unica cosa che mi domando è, visto che mi stancherà ancora di più la seconda dose, almeno da quello che si dice, mi domando come quanto sarà alto il mio grado di stanchezza. Staremo a vedere, questo è, ho deciso di far parte della stragrande maggioranza della popolazione, di vaccinarsi, e così sarà. Qualche giorno abbiamo già cominciato appunto il Green Pass, stavo ascoltando un po' di pareri, almeno giù, no? Ascoltavo Radio, ascoltavo le opinioni di Malatossi, che prendeva qualche telefonata da qualche ascoltatore. Chi è contro e continua ad appellarsi, no? Se così vogliamo dire, sulla parte del fatto che nonostante tutto che uno ha il vaccino continua a infettarsi e a infettare gli altri. La percentuale, da quello che si racconta, è, diciamo, più o meno sul 10-15% dei vaccinati che effettivamente risulta potrebbero prendersi appunto il Covid, e quindi continua a appellarsi sul fatto che è assolutamente discriminatorio nei confronti di chi non lo vuole fare. Invece chi è chiaramente favorevole sostiene il fatto che forse magari su questo punto di vista può avere qualche ragione, che per l'appunto è una protezione per quanto riguarda gli altri, che è un obbligo morale che una persona deve fare per cercare di proteggere gli altri, di proteggere. Poi dopo la domanda che uno dice, vabbè, ma io non capisco, dice, io sono vaccinato, quindi probabilmente non mi infetto, se mi infetto in maniera veramente blanda, che quindi le volte non finiscono anche in ospedale, e mamma mia, e non mi succede assolutamente niente. Ed invece chi dice, allora perché tutto sto casino? Beh, il casino viene fatto nei confronti di quelle persone che non possono vaccinarsi, quelle persone che hanno un problema, e quindi dice qualcuno che la persona non vaccinata chiaramente è infetta con meno forza, con meno costanza. Insomma, ascolto pareri contrastanti che possiamo anche sotto un punto di vista effettivamente definirli anche tra virgolette entrambi essere sul giusto. Se vogliamo fare veramente una sintesi, veramente molto molto sintesi, scusate il gioco di parole, però insomma questo qua più o meno è, insomma, e vediamo come sarà andato. Io dico sempre una cosa, ragazzi, i dati sono dati. Quando noi avremo finito appunto questo periodo di vacanza, quando arriveremo di nuovo settembre, ottobre, nel periodo autunnale, dove purtroppo, ahimè, con l'abbassamento delle temperature ci saranno di nuovo un alzamento sicuramente di contagi, no? Non dovuti poi necessariamente ad, diciamo, contagi dovuti al Covid, ma anche alle classiche influenze, no? La classica stagione, se così, no? Si può dire, la classica stagione dove appunto ci sono, ritornano queste malattie influenzali. Ecco, lì probabilmente avremo un po' il sentore chiaro di quello che potrà accadere. Lo scorso anno è successo un casino, un aumento impressionante di alzamento di contagio. Inoltre sentivo che alcune discoteche stanno riaprendo. Le discoteche, paradossalmente, a tutti gli effetti, è il luogo peggiore
dove effettivamente ci si contagia. Questo mi sembra più che logico, no? Perché il ballo, la musica molto alta, impone le persone ad avvicinarsi in modo esagerato, no? Se vogliamo, proprio ci si avvicina tantissimo per potersi parlare, per potersi sentire. Mascherina è praticamente impossibile indossarla, perché magari hai un cocktail, stai bevendo qualcosa, diventa difficile, magari si suda e appunto, no? Ci sono un po' di cose che escono fuori dal corpo, qualche magari ci si tocca, se vogliamo dire anche così. Insomma, la discoteca effettivamente è il luogo peggiore. E si diceva il fatto che dice, ma se tu riapri le discoteche sicuramente i contagi aumenteranno e quant'altro. C'è da dire una cosa però, che almeno anche quando stavo giù mi sono reso conto che, vi faccio un esempio, mi trovavo al lago, stavo pescando di notte con Roby e un altro caro ragazzo che farà parte del nostro staff di Radio Carmo. Poi parleremo, stiamo un pochino mettendo a posto un po' i vari dettagli, no? I vari dettagli finali. Ed eravamo lì e sentivamo di fianco a noi, a una distanza di circa 300-400-500 metri dal lago, una villa con una festa privata, una vera e propria grossa festa privata, una sorta effettivamente di discoteca privata improvvisata, se vogliamo veramente dirla tutta, ecco. E allora qualcuno dice, a sto punto tanto vale riaprire le discoteche, perché almeno così quel settore dell'economia non va in fallimento, perché ormai sono chiusi da più di un anno. Scusate, io non so perché mi succede questo, ragazzi, non mi sento neanche troppo stanco oggi, vi dirò. Adesso, a parte magari con la voce un po' rauca, un po' brutta, non mi sento per niente stanco, non riesco a capire perché succede questo. E comunque stavo dicendo che effettivamente a quel punto lì tanto vale appunto aprire discoteche e cercare quantomeno di fare una sorta di controlli, almeno appunto per chi vuole entrare appunto in discoteca. Sì, ci sta anche questo discorso, ci sta assolutamente questo discorso, perché su queste cose a me mi sembra un po' come mi viene in mente il periodo del proibizionismo, quando da un punto di vista morale, etico, si è vietato l'alcol negli Stati Uniti negli anni 30 e poi dopo la gente voleva bere ugualmente e faceva da matti per berlo, creando poi Al Capone, la mafia, tutti quei problemi di contrabbando, eccetera, eccetera. Cosa voglio dire? Voglio dire un concetto fondamentale: la gente vuole fare festa, la gente vuole ballare, la gente vuole conoscerci, la gente vuole stare a contatto l'una con l'altra. Se lo può fare in modo organizzato, in modo sicuro, in modo legale, lo fa. Se non può farlo, si inventa le cose per poterlo fare. Molto semplice. Come a suo tempo, appunto, la gente voleva bere, avere la libertà di prendere, di bersi un bicchiere di whisky, un bicchiere di birra, un bicchiere di vino. Se tu lo proibisci, si cerca altri modi e si va ad altre strade per ottenere alla fine lo stesso scopo, con l'aumento dei prezzi e con l'aumento anche della criminalità. Ecco, tanto vale a questo punto fare così, poi vedremo appunto a ottobre quello che accadrà. Quello che però, ragazzi, a me mi fa estremamente, mi fa innervosire, no, io, ragazzi, non riesce a entrarmi in testa una cosa. A me non c'è niente da fare, non riesce a entrarmi in testa una cosa. La scienza è scienza. La scienza è scienza per tutti, per tutti i paesi del pianeta, anzi, per tutti i pianeti dell'universo, per le galassie e per i pianeti dell'universo. La scienza è scienza. E non è fatta da dogmi, non è fatta da cose che sono inequivocabili, no? Che sono queste. La scienza è dubbio, è lo studio empirico delle cose, cercare di capirle, eccetera, eccetera, eccetera. E mi sta tutto bene, ok? E la scienza è uguale per tutti. 2 più 2 fa 4, ovunque, su tutto l'universo. Non è che 2 più 2 fa 4 per l'Europa e fa 5
non so, per gli Stati Uniti. No, 2 più 2 fa 4 per tutti. Quindi la scienza è uguale per tutti, i dati sono uguali per tutti. Quindi le regole relative alla scienza dovrebbero essere uguali per tutti. A me questa è una cosa che io non riesco a capire. Vi faccio un esempio molto 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 semplice. In Italia, immediatamente dopo aver fatto la seconda dose di vaccino, ti viene dato il codice, no? Per il famoso Green Pass. Quindi in pratica tu con quel Green Pass puoi grosso modo girare ovunque, non sei soggetto soprattutto a quarantene e a tamponi. Si dice che una volta che tu hai eseguito questo sei a posto. Mentre invece qua in Germania, soltanto dopo 15 giorni dopo aver fatto la seconda dose, ti viene fornito il codice per il Green Pass. Ormai abbiamo dato questo nome, se maledetti termini inglesi, comunque. Questo Green Pass, perché in Italia praticamente viene dato immediatamente, mentre invece in Germania si deve aspettare le 2 settimane? Ecco, queste sono io quelle cose che personalmente non riesco a capire. Non riesco a comprenderle, perché dico, la scienza deve essere uguale per tutti. Quindi, cioè, se va, una volta che tu hai eseguito la seconda dose di vaccino, la tua campagna vaccinale l'hai completamente finita, sei diventato, diciamo, una immune, per così dire, e tu sei libero di poter andare, entrare e uscire come vuoi dai locali pubblici, dai ristoranti e quant'altro, non si capisce perché invece in Germania pretendono di attendere altre 15 giorni. E noi ci siamo passati proprio con l'esattezza, proprio con il fatto che è arrivata appunto mia cugina, che oggi non c'è, oggi non è riuscita a svegliarsi, era molto stanca, giustamente, io non ho voluto insistere, dico poverina, dormi, sono tanti giorni effettivamente che viene con me, che mi dà una mano, e ieri si è anche divertita ad ascoltarmi mentre facevo radio. Siamo partiti insieme dall'Italia per venire qua in Germania. Io, avendo fatto una sola dose di vaccino, logicamente, ho dovuto fare il tampone negativo per venire su e entrare qua in Germania, perché la Germania lo pretendeva, il test. Mia cugina, il giorno prima esatto, aveva fatto appunto la seconda dose di vaccino, ottenendo di fatto il Green Pass. Abbiamo chiamato qua in Germania e ci hanno detto che per lo Stato tedesco anche lei avrebbe dovuto avere, come le 2 settimane non sono passati, avrebbe dovuto appunto avere questo qui, questo tampone. Non ce l'ha mai. Adesso vuole ripartire, abbiamo fatto il biglietto ieri per partire venerdì, quindi ritorna a casa dalla famiglia, a passare il Ferragosto con la famiglia, e siccome le 2 settimane scadrebbero domenica, è obbligata, per poter lasciare il paese, a fare, per poter prendersi il treno tra l'altro, a farsi un tampone. Ecco, io questo sinceramente, io vi dico la verità, lo trovo veramente assurdo, lo trovo assurdo, non riesco a capire del perché per l'Italia è una cosa, per la Germania è completamente un'altra, quando invece la scienza dovrebbe essere uguale per tutti, quando invece il 2 più 2 è uguale per tutti. Ecco, io ritorno sempre a dire un concetto di base, all'inizio di tutto sto casino, quando io ho sentito che effettivamente usciva fuori sto nemico, questa bestia, come la chiama Over, nel mondo, mi sono detto finalmente, anche in un certo senso, l'essere umano ha un nemico comune da combattere, un nemico comune che attacca la nostra specie, che attacca tutti, indipendentemente dal sesso, dalla religione, dalla casta sociale, dalla razza, dal colore della pelle, attacca indiscriminatamente tutti, dal politico al povero disgraziato,
dallo staricco allo strapovero. Chiunque. E mi sono detto, chissà che non sia la volta buona che il pianeta Terra, l'essere umano, impara a collaborare, a unirsi, perché il nemico è il comune per tutti. Quindi noi abbiamo un nemico comune da combattere, allo stesso modo, senza fare nessuna discriminazione, senza fare nessuna differenza, nessuna divisione. No, tutti uguali, tutti insieme, tutti uniti contro quest'unico nemico. Ecco, ho sempre pensato, forse sarà la volta buona perché il pianeta Terra, tutta la razza umana, impara a collaborare al 100%, a togliersi quei paletti nel cervello di dire di differenze di caste sociali, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, questo purtroppo non è accaduto, anzi, è accaduto il contrario. Perché? Perché purtroppo è entrata in mezzo la politica. La politica è entrata in mezzo, ha voluto dettare le leggi, pur dicono, ascoltando il parere degli scienziati, il parere della scienza, scienza tra l'altro che non si capisce perché da una parte è un tipo di scienza, dall'altra è totalmente l'opposto, ed entrando in mezzo la politica ha deciso le cose in base ai propri interessi, in base ai propri elettori, in base alla propria cultura, in base, insomma, per farla corta e dette in brutte parole, in base ai caschi suoi. Purtroppo questa per me rimane la più grande sconfitta dell'essere umano. Se negli anni nel 69, quando l'essere umano andò per la prima volta sulla Luna ed vide, ci fu scattata quella fotografia da parte degli astronauti statunitensi, dove per la prima volta abbiamo visto un'immagine del nostro pianeta unica, una palla blu nel buio totale dello spazio, sospesa così nel vuoto, dove non c'erano disegnati nessun confine di nessun tipo, l'essere umano per la prima volta ha cominciato a pensare come specie. E si dice che quello fu il primo passo per la rottura definitiva della guerra fredda tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Fu proprio quell'immagine che colpì in modo così devastante e importante l'intero pianeta. Ecco, quella fu la prima volta in cui l'essere umano cominciò a pensare come specie e non più come nazione, come razza, come caste sociali, eccetera, eccetera, eccetera. Nessuna differenza di nessun tipo. Ecco, io mi immaginavo che questo sarebbe accaduto allo stesso modo. Questo significa che non è bastato l'avere un nemico comune da combattere per togliere questi muri di diffidenza, per togliere questa voglia da parte della politica, da questa competizione, se vogliamo dire, da parte delle nazioni, non riesco neanche nemmeno, ragazzi, a capire il motivo. Io vi dico la verità, non riesco a capire il motivo. Ogni nazione pensa a sé, fa le leggi in base a quello che dice lei, a quello che pensa lei, non preoccupandosi di quello che poi invece è la scienza ufficiale. Perché, torno a dire, se sono necessarie 2 settimane per essere sicuri che la protezione del vaccino sia al massimo, non si capisce in questo caso perché l'Italia ti fornisca immediatamente il Green Pass. Lo fanno perché per motivi politici, per motivi economici, per motivi differenti da quello che è la scienza. Se invece è l'esatto opposto, cioè sono necessarie 2 settimane, in quel caso lì non si capisce, cioè invece stavo dicendo il contrario esatto, ragazzi. Se invece è l'esatto opposto, ovvero che una volta fatta la seconda dose, le famose 2 settimane non servono, non si capisce in questo caso perché la Germania abbia deciso di fare l'opposto, di fare aspettare queste 2 settimane. Questa è la base di quello che a me sinceramente mi manda i matti.
io gli dico la verità, a me questa cosa mi manda, nel frattempo c'è un piccolo coniglio che sta correndo di fianco a me con la macchina, tanto tanto grazioso, sembra vuol fare una gara, che è divertente. Ecco, questa è una cosa che non riesco a capire. A questo punto mi viene da pensare che l'unica cosa che può veramente unirci come specie umana, invece che come nazione eccetera eccetera, può essere soltanto una minaccia aliena. E qua mi allaccio al bellissimo intervento, alle bellissime notizie che Uber ci ha fornito ieri nel suo file, che ho ascoltato con molta attenzione, che ho trovato estremamente interessante e che ho capito che al di là di quello che uno può pensare, può dire se è vero, sono congetture, se sono tutto inventato eccetera eccetera, che forse sotto sotto questa può essere veramente l'unica cosa che può portarci a ragionare come specie, a ragionare per il bene di tutti. E questo probabilmente potrebbe portare l'essere umano ad fare quell'ulteriore passo intellettuale che a questo punto diventa necessario, che è quello di istituire un governo mondiale al di sopra delle parti, al di sopra delle nazioni, al di sopra di tutto, che decide per il bene dell'umanità, per il bene del pianeta e per il bene di tutti. Finché noi non riusciamo, finché continuiamo ad avere queste differenze, e queste differenze portano poi i vari governi delle varie nazioni a prendere delle decisioni che sono dipendenti l'uno dall'altro, noi continueremo ad avere un mondo che alla fine diventa un caos che non finisce mai, un caos che non finisce mai. Permettiamo a paesi come l'Olanda di avere una tassazione molto più bassa che altri paesi, creando di fatto una differenza, creando un vantaggio, cioè l'Olanda si permette di avere un vantaggio nei confronti di altri paesi che invece fanno una tassazione diversa. Ecco, anche questo, come si dice in Europa, se vuoi fare un'Europa giusta, corretta, concreta e soprattutto leale, dovresti avere le stesse regole per tutti, di lavoro, di contratti di lavoro, di tassazione eccetera eccetera. Come per esempio il fatto dell'inquinamento. Se non riusciamo, se noi qua cerchiamo di togliere le emissioni nell'atmosfera e noi qui in Europa cerchiamo di farlo danneggiando di fatto economicamente le nostre aziende, dall'altra parte del pianeta non lo fanno, non lo fanno per niente. Ecco, se noi finché noi non avremo un governo mondiale che fa queste cose, che sta di sopra delle parti e che decide per il bene di tutti, indipendentemente da tutto il resto, non ci riusciremo mai, ragazzi. Noi questo salto come razza, come specie, no come razza, come specie umana, non lo faremo mai. Non riusciremo mai a fare quel salto che noi che pensiamo, quel salto magari che qualche ottimista della fantascienza ci racconta nei film e nelle serie. Voi sapete che io sono un amante di Star Trek, sono uno Star Trekista convinto, e che quindi su Star Trek fa vedere certe cose. Infatti, per esempio, in Star Trek quel passo avviene quando veniamo appunto visitati dalla prima razza in modo ufficiale, dalla prima razza aliena senziente. In quel caso sono i vulcaniani, vabbè, dopo c'è tanto di Hollywood, c'è tanto di tutto, però il concetto di base rimane assolutamente lo stesso. Poi, se questo è già avvenuto, come dice Over, come dicono in tanti, e le nazioni per un fatto di controllo, per un fatto di paura, per un fatto di impazzimento dell'umanità ha deciso di tenere segrete, ecco, in questo caso ha sicuramente fatto un errore. E questo è il motivo principale che a me sinceramente mi porta a essere un tantino scettico su tutte queste affermazioni, perché mi domando proprio questo, ragazzi, no? Se effettivamente i grandi capi del mondo,
sanno benissimo che siamo visitati, siamo controllati da razze alieni senzienti che sono milioni di anni più evoluti di noi, che viaggiano nello spazio, o che addirittura siamo noi stessi che veniamo dal futuro, no? Cose del genere. Ma è possibile che si continua ancora a fare queste differenze assurde? Ma com'è possibile? Questo, al di là di tutto, è l'unica cosa che mi porta a essere un tantino scettico, vi dico la verità, perché lo trovo estremamente illogico, lo trovo incomprensibile, lo trovo irragionevole, oserei dire, a tutti gli effetti. Cioè, io sono consapevole che nell'universo ci sono decine di migliaia di razze, perché se ne c'è un'altra senziente che può viaggiare nello spazio e può venire a trovarci, significa che cosa? È molto facile, no? Ecco, significa che ce ne sono tante, ce ne possono essere milioni di specie senzienti come la nostra. Perché stanno lì? Essendo milioni di anni più avanzati di noi, tecnologicamente milioni di anni più avanzati di noi, possono praticamente prendere e fare un sol boccone della nostra specie e del nostro pianeta. Se qualora gli servisse questo pianeta, se qualora decidessero che di annientarsi, lo farebbero in 448, in pochi istanti ci annienterebbero tutti. La tecnologia ce l'avrebbero. Quindi tu in realtà hai una minaccia che è impressionante, una minaccia sopra la testa che ragazzi, no, è enorme. O che magari ti dicono, cerca di rigare dritto, di non rovinare il pianeta, di fare quei passi intellettualmente corretti, se no altrimenti noi ti puniamo e possiamo cancellarti dalla faccia dell'universo. Ecco, con una minaccia sotto la testa in questo senso, tu che fai? Continua a fare queste differenze. Continua a comportarti in una maniera che è completamente proprio fuori dal normale. Se invece questi lì in un certo senso sono bravi, lo penso che siano, perché se ci hanno visitato una cosa o un'altra, non ci hanno conquistato, non ci hanno reso schiavi o addirittura non ci hanno annientato, evidentemente sono degli alieni, chiamiamoli pacifisti, no? Che ci rispettano noi come specie dominante di questo pianeta. Questa è casa nostra, è giusto che decidiamo noi cosa farne e quant'altro, ok? Però in un certo senso ti possono anche dire da sopra, guarda che se volete, un po' come fecero appunto, no, in Star Trek, se volete diventare come noi, se volete viaggiare nell'universo, arrivare al punto di avere la tecnologia tale per poter muoversi appunto tra le stelle, bisogna che però cominciate a ragionare come specie umana. Ecco, perché non si è istituito questo governo mondiale? Qualcuno dice, io ho parlato lungamente con un mio carissimo amico quando stavo giù, un mio carissimo amico che ne sa una più del diavolo, ragazzi, è molto molto intelligente, è molto informato su tante tante cose ed ha un'opinione personale veramente veramente su tutto. Un ragazzo che io conosco da sempre, da quando avevo 13 anni, e che adoro il suo cervello luciferino, adoro il suo modo di vivere, il suo modo di pensare, e per molte cose mi trovavo veramente proprio in accordo con lui al 100%. E lui sostiene appunto che in un certo senso una sorta di governo mondiale c'è sopra, lo chiamano in convenzione di 30 persone, 30 massoni da sopra che decidono come muoversi, cosa fare, in che modo, no, tenere la popolazione e quant'altro, no? Di questi, il consiglio dei 30, tra l'altro Draghi, il nostro Draghi è uno di questi, come sappiamo, di questi massoni, venivano chiamati massoni, 30 straricchi, 30 persone tra importanti, no? Ecco, però mi sembra che quello di cui vengono decise le cose vengono decise soltanto per quello che fa comodo a loro, non per quello che invece è il bene comune di tutti.
se fosse per i popoli tutti del pianeta, uno andrebbe in Cina e vorrebbe, non so, le emissioni a zero, come stiamo cercando di fare noi in Europa, anche perché ragazzi è poco senso. Noi qui ci castriamo le palle, cerchiamo di fare le cose in un certo modo, poi ti arriva Trump di turno e ti dice che i cambiamenti climatici sono stronzati, che c'è tutto quel lavoro fatto da Obama, dai presidenti americani precedenti, cancellati con una botta di spugna, si ritorna ad utilizzare carbone e petrolio. Dice tanto lo fanno in Cina, per cui è inutile che noi lo facciamo, perché tanto quello che noi facciamo per il pianeta conta poco, perché di là sono molti molti di più, per cui in fin dei conti non serve. Ma questo è un esempio. Dovrebbero in un certo senso andare là e dire: cari miei, adesso, visto che noi abbiamo una minaccia o un controllo, o addirittura una razza appunto pacifica da sopra che ti dice che ti dà dei consigli come ti devi comportare, se il tuo scopo appunto è quello di viaggiare tra le stelle e quant'altro, dovrebbe esistere un governo che dice, cioè dovrebbero essere proprio come dire, i cinesi stessi, no? A dire: oh ragazzi miei, stiamo facendo un disastro, facciamo un passo indietro, no? Mi sembra abbastanza comprensibile. Un altro esempio: se vogliamo utilizzare le energie rinnovabili e quant'altro, vi ho già parlato per esempio del riempire il Sahara di specchi. Se tu riempi il Sahara di specchi completamente, senza danneggiare l'ambiente, senza danneggiare nulla, perché di fatto tanto è un deserto, per cui non c'è niente lì, e puoi sfruttare appieno l'energia solare, e tra l'altro non avrebbe assolutamente dei costi esagerati e non avrebbe nemmeno una manutenzione estremamente costosa, quello che purtroppo costa è realizzare il progetto, perché sarebbe un progetto di una enormità incredibile che varrebbe la pena e si riuscirebbe ad ottenere soltanto nel caso in cui tutto il pianeta farebbe questo, tutto il pianeta andrebbe in questa direzione, altrimenti non ha nessun senso. Non è una nazione, non può permettersi di fare una cosa del genere, come vi ho già spiegato, e d'altra parte nemmeno le ditte private avrebbe senso per poterlo fare, perché ora che riprendono i soldi ci vorrebbero generazioni, no? Quindi voi capite l'importanza di questo. Si pensa addirittura che utilizzando questa tecnologia, utilizzando questa l'energia del sole in vasta scala soltanto nel deserto del Sahara, che è uno dei tanti deserti, certo il più grande, va bene, ma è uno dei tanti deserti presenti sulla Terra, noi riusciremo a soddisfare il 30% addirittura del bisogno energetico del mondo. Voi capite dell'importanza di una tale cosa, no? Capite che, cioè, dove voglio arrivare in questo caso. Quindi veramente ragazzi, io al di là di tutto, l'unica cosa che mi porta ad essere un po' scettico sinceramente è proprio questo, e finché noi non riusciamo ad avere un governo mondiale che faccia queste cose, io penso che noi col salto evolutivo purtroppo, ahimè, non lo faremo mai. E che paradossalmente, nonostante tutto che qualcuno dice che stiamo andando in meglio, che i dati dicono certe cose, le aspettative di vita sono più alte, la soglia di povertà si è abbassata, insomma tutto quello che volete, ma a me mi sembra che stiamo facendo un enorme passo indietro, vi dico la verità. Ho fatto un discorso abbastanza lungo e contorto, sinceramente. Io avrei voluto parlare anche un po' di calcio, avrei voluto parlare anche di un'altra cosa che mi indigna tantissimo e che non sopporto: l'ipocrisia da parte di certi calciatori, l'ipocrisia da parte di Cefini, l'ipocrisia da parte di certi presidenti, dove noi abbiamo addirittura, cioè noi abbiamo, ti rendete conto ragazzi che noi abbiamo una squadra di calcio che è amministrata, governata di sopra c'è uno dei paesi più ricchi del mondo, un intero paese, ragazzi, e più c'è che mi viene a parlare di
di realtà sportiva, di cose del genere, vi rendete conto di quello che sta succedendo? Vi rendete conto di quello che il Manchester City e che è il Abramovich, ma soprattutto quello che il Paris Saint Germain sta facendo? E poi noi abbiamo appunto Messi che ti dice che sta lì piangendo col pianto di coccodrillo, che non creda una minima parola di quello che dice, non creda una minima parola di tutte quelle stronzate che ha detto in conferenza stampa, nonostante tutto ha cercato in tutti i modi di essere sincero con le lacrime agli occhi. No ragazzi, no, anche questa è una di quelle cose sinceramente che mi indigna. Magari ne parleremo domani, vediamo se ne abbiamo tempo. E concludo dicendo questo, portandovi un piccolo esempio, perché mi è venuto in mente proprio poco fa mentre stavo raccontando, no, questo fatto appunto della scienza che deve essere uguale dappertutto, della matematica, delle leggi fisiche che sono uguali in tutto l'universo. Scusate, un esempio che mi fece il mio capo, tra l'altro capo del reparto nella ditta dove ho lavorato qua in Germania per tanti anni. Il primo anno che ero lì, io avevo qualche difficoltà, logicamente, soprattutto con la lingua, no? Non tanto con la lingua tedesca, vi dico la verità, ma con il dialetto bavarese. Io studiavo sui libri, studiavo, ascoltavo televisione, ascoltavo radio. Più passava il tempo, più chiaramente capivo la lingua, però contemporaneamente avevo grossi problemi a parlare con le persone, perché le persone parlavano un forte dialetto, alle volte addirittura un dialetto stretto, e quello logicamente non avevo nessun modo di studiarlo. Non c'era nessun modo di ascoltarlo, di studiare insomma il dialetto del luogo, no? Quello lì lo devi imparare semplicemente ascoltando e ripetendo, quasi a memoria. E allora avevo qualche problema in fabbrica. Il capo del reparto, quindi parliamo del, diciamo, tra virgolette, il capo del mio capo, mi prese in disparte e mi disse: guarda Mauri, al di là di dei problemi di lingua che giustamente puoi avere, perché tanto abiti qua in Germania soltanto da qualche mese, lavori qui da noi soltanto da un paio di mesi, è comprensibile che hai qualche problema di lingua. Quello che però diventa inaccettabile è che il tuo rendimento sul lavoro è abbastanza basso, non è in linea con le aspettative, perché tu alla fine fai un lavoro, il nostro, che devi leggere dei numeri, devi semplicemente leggere dei numeri, cioè quella cosa che si trova in quel posto e viene catalogato e viene scritto con dei numeri, cioè i numeri sono gli stessi. Non puoi avere un problema di lingua a capirlo, perché il numero 20 lo dici in un modo diverso, ma è scritto nello stesso modo, sia in italiano che in tedesco. Quindi la scusa della lingua non regge. Invece purtroppo quello che vedo è che ti sei poco concentrato. Ecco, questo fu un discorso sinceramente un po' pesante che mi disse, vi dico la verità, perché chiaramente rischiai di essere licenziato nei primi tempi, che magari per me era un po' tutto nuovo, era un po' l'emozione, la distrazione veniva anche dal fatto che cercavo anche di capire quello che mi diceva la gente, molto spesso me ne stavo da solo a lavorare perché giustamente non capivo. Però sul discorso fu talmente logico, talmente giusto e talmente onesto che mi colpì in modo particolare, e che non si può assolutamente dargli conto. Ecco, qui non parliamo della stessa cosa, per intenderci, un numero è un numero. Come dico, 2 più 2 è una legge matematica che va in tutto l'universo, non è questione, ragazzi. Qui sono altre le questioni che vengono prese in esame, purtroppo. Viene presa la scusa della scienza per definire e per prendere delle decisioni politiche, cioè per giustificare delle decisioni politiche che con la scienza non hanno niente a che vedere, assolutamente niente a che vedere. Ecco perché quando vi raccontano, quando vi dicono: ma guarda che i dati, ma guarda che hanno detto, ma guarda che così, guarda che cos'ha, diffidate assolutamente, diffidate di questo. Ragionate con la vostra testa, cercate di pensare, di conoscere appunto il nemico e di sapere che, come dire, no? Ognuno di noi è dotato di un cervello, è dotato di un ragionamento, è dotato di una conoscenza, e di conseguenza
deve creare la propria opinione in base a quello che è la sua esperienza, a quello che è la sua conoscenza, però pur tenendo anche conto e fede non solo delle leggi scientifiche e delle leggi, appunto delle leggi della scienza, ma anche di quello che può essere un ragionamento logico. Perché c'è una frase troppo bella del padrino che a me mi rimane, che è bellissima. Quando lui dice: non mi dire che non hai capito perché offendi la mia intelligenza. Ecco, in questa frase praticamente c'è tutto il concetto. Se qualcuno a me mi dice, torno a dire, che da una parte divisi da poche centinaia di chilometri, da una parte la scienza dice certe cose, da un'altra parte dice l'esatto opposto, potete capire che qua non funziona niente. E concludo dicendo questa battuta che vi farà sicuramente ridere, e dopo ti ascoltiamo la seconda parte dell'intervento di Over, che anche questa è molto molto interessante e che chiaramente vi consiglio assolutamente di ascoltare. Un gruppo di persone gioca a poker e allora arrivano finalmente, dopo aver puntato e rilanciato, a vedere tutti quanti le carte. Allora dice il primo, dice: tu cosa c'hai? Dice: io ho quattro assi. Quattro assi, grandissimo, bravo. Dice: fermi tutti, non l'ha vinto lui, ho vinto io, perché io ho sei assi. Sta giocando a poker chiaramente, no? Come sei assi? E l'altro: no, fermi tutti, ho vinto io, perché io ho otto assi. Arriva l'ultimo e dice: io scala reale, però qua qualcuno bara. Ecco, per farvi capire, insomma, qui qualcuno bara. Quindi questo è il concetto: non vi fate prendere per il culo. Ripeto, non vi fate prendere per il culo. Ripeto, per la terza volta: non vi fate prendere per il culo, ok? E con questo è tutto. Ciao a tutti da parte mia, come sempre un abbraccio ai miei ascoltatori, un bacio alle mie ascoltatrici, noi ci sentiamo domani. Cerchiamo di portare altri argomenti, di parlare come sempre di autorità, anzi forse domani magari potremo parlare un po' di calcio mercato e quant'altro, anche se effettivamente le notizie di autorità sono talmente importanti, sono talmente, no? Ti sommergono un po' le altre notizie, ecco. Allora, ripeto, canzone e poi l'intervento di Over, molto interessante, che parlerà del lato oscuro della luna, ragazzi. Non ve lo perdete. E visto che mi è dispiaciuto tanto oscurare quella canzone bellissima di Gianna Nannini, sinceramente è talmente bella che vale la pena riascoltarla. Quindi ci ascoltiamo questa canzone e poi l'intervento di Over. Ciao ragazzi, fate i bravi, mi raccomando, a domani, in gamba, come dice Roby, sempre testa alta e schiena dritta. Ciao a tutti. Nell'anima.
falso e inutile. Capirei. Lascio andare i giorni tra certezze e sbagli. È una strada stretta, stretta fino a te. Radio Carro, la radio che spacca. With the Owl's Park gone, we cannot return life to our planet, but fate has paid off. A new DJ to listen to. He lives amongst his people, hiding in plain sight. But observing them in secret, waiting, making them love his music. Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Oggi parliamo mistero sulla Luna, sulla parte scura della Luna. Questo a fare queste, chiamiamole confidenze, è proprio un astronauta, si chiama Edgar Mitchell. Disse che lui, a parte che le cose sono state filmate e fotografate, di una praticamente sul lato oscuro della Luna. Si vede palesemente che c'è una parabola satellitare, cioè lui dice che è da diametro chilometrico. Questo poi viene anche affermato da vari diciamo persone addette proprio al controllo delle, diciamo, dei negativi. Ma dopo vi do anche il nome e di cosa è stato ritrovato. Qui adesso andiamo a parlare dell'Apollo 8, che immaginate quanti anni fa, che proprio fotografò strutture artificiali. Qui c'è anche un progetto NASA che si chiama Progetto Horizon, che proprio mandò questa missione proprio per andare a fotografare queste strutture sulla Luna.
si chiama Progetto Horizon. Sono tutte quelle cose che vengono, mano a mano che tutti i documenti vengono desecretati, ecco, iniziano a filtrare tutte queste notizie. C'è anche da dire che questo invece è un ritrovamento da una sonda russa, si chiama Zond 3, che ha fotografato praticamente una struttura alta, immaginate, qui vengono riportate le misure in miglia, alta 22 miglia. Si vede proprio, lo potete trovare su YouTube, proprio cercando queste all'inizio vengono chiamate fotografie anomale, però visto poi che sono tutte cose che la Russia partecipando poi, e anche questo qui ve lo dirò più avanti, a delle missioni proprio con gli americani, c'è da parte di un ammiraglio che richiese proprio queste fotografie fatte, scattate, a parte le fotografie ma anche i filmati, proprio da questa sonda russa. E a parte questa struttura alta 22 miglia, scattò anche varie foto durante il suo passaggio di una struttura con una cupola, che approssimativamente dice che questa cupola è alta dai 5 ai 10 miglia. Immaginate voi che queste foto risalgono a più di 40 anni fa. Adesso andiamo a parlare anche un po' di ciò che ha scoperto Apollo 11 con Armstrong. Disse testuali parole, perché vi dico che durante la diretta di questa dell'allunaggio ci sono dei minuti, alcuni minuti in cui Armstrong praticamente non si sente la comunicazione, ma effettivamente nella diretta passò come un disturbo. In realtà disse, questo l'ha messo Armstrong, che lui praticamente passò su un secondo canale, e le parole che disse sono qui, sono tra di noi, si sono fermati all'interno del cratere. Questo perché c'è anche da dire che prima dell'allunaggio Armstrong segnalò alla base che c'era un oggetto non identificato che praticamente era molto vicino a loro, e continuava, li seguiva a vedere cosa facevano. Alla fine le parole che disse Armstrong, quello che vi ho detto prima, no? Che dice praticamente sono qui, sono tra di noi. Ma quello che invece mente, che mi ha sconvolto, credetemi, che ho visto praticamente in un'intervista fatta in un congresso, qui parlo del 1994, in cui proprio Armstrong disse testuali parole: sarebbe giusto togliere quel velo di verità e scienza che c'è sulla Luna. Quindi questo è proprio il Armstrong, il primo uomo che mise piede sulla Luna. Adesso vi parlo, c'è anche da parlare dell'Apollo 14, anche lui fece dei filmati abbastanza sconvolgenti, ma vi parlo, prima di arrivare all'Apollo 14, del cratere Kepler. Queste scoperte sono state fatte sia dalla US, dagli americani diciamo, e anche dai russi. Praticamente hanno trovato su questo cratere Kepler, all'interno e anche diciamo nelle vicinanze, strutture lunghe 2 chilometri, e che addirittura su un'immagine si vedono proprio delle griglie con delle tubature, e praticamente che si vede proprio che c'è dell'attività aliena. Poi queste stesse foto fatte dagli astronauti, immaginate che per mantenere il segreto agli astronauti
di quella missione, una volta che ritornarono sulla Terra, dopo mesi la NASA, visto questo enorme interesse su queste strutture, li richiamò e li fece rivedere i filmati. Immaginate voi che questi filmati loro lo videro con i propri occhi, quindi l'unica cosa che potevano dire era: sì, è vero, quello che abbiamo visto è stato immortalato. Immaginate voi che queste foto sono state ritoccate. Questo è voce di un astronauta che non ha rilasciato il nome e che dice: io le ho viste con i miei occhi, quelle foto non sono quelle che abbiamo scattato noi, sono foto ritoccate. Adesso arriviamo all'Apollo 14, faccio un po' su e giù 8, 10, 11 le varie missioni. Qui invece nell'Apollo 14 immaginate che per certo ci dissero che solo erano tre i componenti di quella missione, ma solo due misero piede sulla Luna, perché il terzo aveva un'altra missione in sé, cioè orbitare intorno alla Luna, soffermare e puntare sia le macchine fotografiche che la componentistica di ripresa proprio sulla parte scura della Luna. E in questa missione, in un punto esatto però non viene mostrato in che punto della Luna è stata filmata questa struttura, dice che si vedono, lo ha ammesso anche lo stesso astronauta, che lui vide praticamente cinque cupole con all'interno delle luci. Qui, anche qui, altra rivelazione di un astronauta. Passiamo nel 1986, Apollo 8. Addirittura durante il passaggio sulla parte scura della Luna, mentre orbitava, parla di 110 km di altezza, vide, fotografò e filmò praticamente una struttura con una ciminiera alta oltre 305 metri. Questo lo conferma un personaggio, è una persona che praticamente è oltre 30 anni che ha passato a scrutare i filmati negativi delle varie missioni, e dice che facendo un calcolo questa ciminiera era alta 305 metri e rilasciava dei getti di fumo. La stessa identica struttura e la stessa fu ripresa da una sonda russa al suo passaggio nell'identico punto. Questo perché erano, sia l'America che la Russia volevano capirne di più, e quindi i russi, dopo anni, mandò di nuovo un'altra sonda proprio con quella specifica da andare a fotografare, a filmare questa enorme ciminiera. Vi dico che nella zona, si chiama, è una parte della Luna, zona Sinosmedi, è stata praticamente fotografata un'altra struttura, veramente una cosa imponente, si parla di oltre 2 km di struttura, di cui di questa persona dice che ce ne sono i negativi, sono chiusi negli archivi della NASA e tra un po' dovranno essere desecretati anche loro, e quindi qua fa vedere proprio che c'è attività sulla Luna. Quello che è stato riportato alla fine è che c'è un gas riportato sulla Luna, ma è un grosso giacimento, lo contiene anche la Terra, però veramente in piccola parte. Invece sulla Luna quello che alla fine dicono è che tutte queste strutture aliene sono state create proprio per andare a prendere questo gas. Questo gas l'hanno chiamato Elio 3, praticamente si trova nella rigolite. Qui c'è anche da pensare il motivo per cui i cinesi hanno mandato il loro rover proprio sulla parte scura della Luna, proprio per andare a trivellare. Qui sono state le parole di un ricercatore cinese,
è che proprio lì è stata proprio mandata intenzionalmente in quel punto quella sonda per fare le prime trivelazioni e andare a scoprire a quanti metri si trovano questi giacimenti. Quello che vi parlavo di quella persona che oltre 30 anni che ha la NASA e poi lo fa anche per puro piacere, poi alla fine non fa come lavoro, si chiama Marco D'Antonio. Questo è un esperto di analisi di foto e video lunari. E lui dice, in questa intervista dice che lui ha visto le varie filmati e fotogrammi fatte dalle varie Apollo 8, 9, 10, tutte quelle e anche dalle sonde mandate dagli americani sulla Luna, e dice che praticamente se va a confrontare le prime immagini con le ultime rimandate dalle nostre sonde c'è veramente da preoccuparci, perché alcune strutture non erano, parliamo degli anni 60-70, oggi non erano così grandi, quindi c'è dell'attività ed è anche un'attività diciamo con una fase di crescita. Ecco, questo si chiama Mark D'Antonio. L'ultima cosa da dire sulla Luna, che poi è anche bello, questo si chiama l'Apollo 20. Dovete sapere che diciamo le missioni ufficiali della NASA arrivano fino al 1972 con l'Apollo 17, però ci furono varie missioni in cui non ufficiali, diciamo. Una di queste, che è la più importante alla fine, che si è venuto a scoprire, è dell'Apollo 20. Fu mandato nello spazio nel 1976, ma non dal solito posto dove partono le missioni, ma partì da Vandenberg, che è una base segreta in California, è una base americana. E dice che questa missione fu in collaborazione con Russia e America per andare a vedere che cosa, per andare a trovare che cosa, perché Marco D'Antoni lui espresse con veramente stupore che lui praticamente dalle foto più volte e da varie angolazioni e fatte da varie sonde dice che hanno trovato praticamente c'è una navicella spaziale, però è una navicella veramente con grandissime dimensioni. Beh, comunque vi incuriosisco ancora di più dicendo che allunarono sia gli americani che i russi, videro e fotografarono strutture aliene, e all'interno di questa navicella, anzi parliamo dell'esterno, perché l'esterno porta geroglifici tipo sono quelli presenti nell'ascito degli antichi egiziani, e questa struttura, diciamo questa navicella madre, proprio all'esterno ha proprio riportato queste figure. E cosa dire, che cosa ritroveranno all'interno? Io questo lo so, però sai cosa vi dico? Vi lascio lì sulle spine e ce la vediamo alla prossima puntata, perché quello che è da dire è veramente una cosa sconvolgente. Ciò che trovarono all'interno e ciò che videro e fotografarono all'esterno. Come dico di solito, cos'è? Tutto qui. Da parte mia e da tutto il gruppo di Radio Carlo, noi vi auguriamo una buona giornata. Radio Carro, la radio che spacca.